Passare quindi alla dichiarazione di voto sul punto in discussione, quindi approvazione del nuovo statuto comunale. Gruppo di maggioranza vota a favore. Vivi Mestrino vota a favore. Parla il Movimento 5 Stelle con il consigliere, forse capogruppo, Flavio Pinton. Raccontavo poco fa che abbiamo fatto volantinaggio su questo tema. L'ho fatto anche personalmente. L'ho fatto il 25 mattina che faceva caldo. C'era molta gente in giardino. Scusi consigliere Pinton, sì. Interrompo un attimo. Chiedo ai consiglieri di spostare i telefonini dai microfoni. Ok, può continuare. Grazie, ha ragione, mi stavo accorgendo anch'io che c'era un disturbo. E dicevo che ho fatto volantinaggio in una giornata particolarmente calda, in bicicletta, e ho trovato molte persone fuori in giardino quella mattina. E tralascio la condivisione, a questo punto non so cosa dire, mettiamolo qua. Tralascio la condivisione che ho avuto con diversi cittadini che o mi riconoscevano o dopo aver letto il volantino che gli consegnavo in mano se erano fuori, tralascio quello. Ne racconto invece un episodio che riguarda un signore anziano che era in giardino e che mi ha pregato di consegnargli il volantino in mano e non imbucandolo sulla cassetta della posta. Ha voluto leggere con me la prima parte di quel volantino e dopo mi ha guardato in faccia un po' così e mi ha detto, me l'ha detto in dialetto molto stretto, mi ha detto, le nuti e ste robe qua, tanto fa quello qui voi lo stesso, per chi non è del posto è inutile protestare, è inutile fare questo tipo di volantinaggio perché tanto comunque fanno quello che vogliono lo stesso. Una frase frutto di pragmatismo, di esperienza dovuta probabilmente a vita vissuta, ma se letta in maniera alternativa, diciamo così, una frase drammatica. Fanno quello che vogliono lo stesso. Beh, noi sogniamo un mondo diverso e sogniamo che ai giovani venga insegnato che non è vero che fanno quello che vogliono lo stesso, che è importante esprimere un'opinione, è importante informare i cittadini, è importante dare ai cittadini la possibilità di espressione e dare la possibilità ai cittadini che possono dire la propria su temi importanti che li riguardano. Noi non abbiamo proposto il referendum come lo intende il movimento del quale faccio parte e del quale ho la rappresentanza qui a Mestrino, perché noi proponiamo il referendum senza quorum. Il quorum è quella cosa che fa ritenere valido una votazione se supera il 50% più uno di chi ha diritto al voto, la partecipazione parlo. Beh, è una forma che incentiva la non partecipazione al voto, la non partecipazione in senso lato, perché il referendum è vero, una domanda semplice, o sì o no, però negli ultimi, a parte i primi, i referendum radicali sul divorzio, sull'aborto, che lì ancora non c'era la politica del chiedere l'astensione, ma poi si è scoperto che chiedendo di non andare a votare, una delle due parti, quella avversa al referendum, in realtà non chiede il no, ma chiede il non voto, perché in questo modo si allea con quella parte dei cittadini che comunque non partecipa, 20, 15, 30%, 50% a volte. L'assenza del quorum invece consente, incentiva la partecipazione, perché chi non partecipa non può più lamentarsi
del risultato, perché la risposta immediata che gli viene detto, e parlo di educazione, non chiaramente come la sto buttando su giù in maniera povera, gli può venire risposto: ma tu potevi partecipare, anche se hanno deciso in pochi, potevi partecipare, la prossima volta partecipi, e se partecipi il tuo voto ha un significato, non lasci decidere gli altri. Ma noi a questo tipo di idea, che è del nostro DNA, del Movimento 5 Stelle, avevamo rinunciato, come abbiamo rinunciato a buona parte degli articoli che sono stati tolti da questo statuto e che erano stati oggetto di discussione proprio tra Movimento 5 Stelle e maggioranza. Il Presidente del Consiglio sa di che cosa sto parlando. È diventato quindi determinante per noi che almeno una delle nostre richieste fosse accolta. Ma è una richiesta davvero importante, dare la possibilità ai cittadini di esprimersi su un tema importante, il territorio. Questa possibilità ai cittadini di Mestrino non viene data, questa possibilità viene vietata. Io per educazione, rispetto istituzionale, non riferirò quanto detto all'interno di quella riunione, ma ritengo che il parere dei cittadini sia fondamentale, Sindaco Pedro, sia guida di chi amministra. Vietare il parere ai cittadini ritengo sia sbagliato. Rimane quindi questo divieto. Lei, dicevo prima, ha detto delle cose all'interno, non le riferirò perché si trattava anche di un dialogo tra uomini, non solo tra politici del luogo. Però una cosa la devo dire. Lei riteneva, forse ha ragione su questo, che il togliere questo comma, questo semplice comma, non parliamo di tutto lo statuto di 50 articoli, lei riteneva che togliere questo comma fosse una sorta di vittoria del Movimento 5 Stelle. Io penso che fosse una vittoria dei cittadini di Mestrino, non di un singolo movimento, di un singolo partito. Però vede, a me viene da sorridere, perché questa sera in realtà credo che il Movimento 5 Stelle ha raggiunto la più grande vittoria da quando è seduto in questo Consiglio Comunale. Questa sera, come a livello nazionale, abbiamo ufficializzato anche a livello locale il partito unico, il bipolarismo perfetto. Ci sono loro e c'è il Movimento 5 Stelle ed è una nostra grande vittoria e i cittadini lo capiranno. Voto contro. Contro assolutamente a questo statuto censorio nei confronti dei cittadini. Passo quindi alla votazione. Voti a favore per l'approvazione dello nuovo statuto comunale. Contrari. Astenuti. Non ho capito se è astenuto o contrario. Contrari. Uno. Il Consiglio approva. Prossimo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale è la... Sì, sa che fa. No, deve uscire. Bravi, bravi. Non servono bici, vanno fuori. Approvazione convenzione... Bravi. Approvazione convenzione tra i comuni di Rubano e Mestrino per la gestione congiunta del centro per le famiglie e l'espletamento congiunto della gara d'appalto per il periodo settembre 2014-agosto 2019. Do la parola all'assessore Fiorindo. No, vabbè, ma parlo forte, non è un problema. Sì. No, non possiamo chiudere la porta, però mandali via per cortesia. Mia voce sta, sembra che mi mandano fuori. Assessore.
Scusate, chiedo un minuto di sospensione.